Buonasera amici di Ombre in Peace e benvenuti a questo nuovo appuntamento del lunedì sera. Siamo all'appuntamento finale di questo primo periodo, ma ne parleremo poi a fine puntata, non vi voglio rattristare subito. Questa sera abbiamo un argomento abbastanza particolare, cioè cercare di confrontare i nostri modi di fare la birra, il nostro modo di approcciare alla birrificazione casalinga. Rispetto a quello che è stato, diciamo, il paese da cui tutto è partito, che sono gli Stati Uniti. Quindi cercare di creare questa connessione, di vedere un po' di dati e di confrontare quindi le nostre esperienze e di vedere in cosa possiamo migliorare e magari in cosa invece possiamo essere utili ai nostri amici d'oltreoceano. Dico subito a tutti quanti che stiamo registrando come sempre e che metteremo poi questa registrazione sul nostro canale YouTube, al quale invito tutti quanti ad iscriversi, come anche alla pagina Facebook e il profilo di Instagram. Quindi chi non intendesse comparire in video è pregato di escludere la videocamera. Si può comunque intervenire sia su Facebook, dove vedo già una bella partecipazione di amici appassionati, che qui su Zoom o in chat, o direttamente parlando, intervenendo con il microfono, che per il momento chiedo di escludere. Ciao Pierpaolo, appena arrivato. Ok, fatte le premesse dovute, vi presento chi, diciamo, ha fatto un po', mi ha dato una mano fondamentale a organizzare questa serata. Sto parlando di James Bonanni, che è un home brewer dal 2007, proviene dal mondo del vino, lui ha iniziato come degustatore del vino, e ha frequentato negli anni corsi di produzione di birra e successivamente ha fondato insieme a un gruppo d'amici anche l'associazione culturale La Fossa del Luppolo. Ideatore di Homebrewing Experience, ecco perché gli ho chiesto di intervenire e mi sta dando una grande mano, che conta, pensate, su Instagram più di 40.000 followers. Siamo all'incirca sui 42.000, poi ci racconterà James. Maggiormente provenienti dagli Stati Uniti, lo vedremo nei dati. Quindi grande propensione per la condivisione e un grande buonasera a James Bonanni. Ciao James. Ciao, ciao a tutti, grazie per Buonasera. avermi invitato a questa serata, è stato molto piacere. Mi scuso se purtroppo non sono mai riuscito a partecipare in maniera attiva alle altre serate che avete fatto, ma ti garantisco, come ti dicevo, che le ho seguite tutte perché comunque ritengo il tuo canale veramente fatto da Dio e Ti strautile. ringrazio. Ti ringrazio. Avremo modo di conoscerti, James, perché le attività che hai fatto sono tantissime, che continui a fare, e gli spunti di riflessione che ci puoi dare in questa serata sono veramente tanti e interessanti. Do anche il benvenuto, l'ho visto adesso entrare, lo saluto, l'abbiamo già conosciuto su Ombre in Peace, Matteo Malacaria, autore di un'iniziativa editoriale che abbiamo presentato qualche settimana fa. Ciao Matteo, eccolo qua, vediamo se riusciamo a farlo intervenire. Ti Ci vediamo? sono? Eccoci, ciao. Con il Buona quale, domenica, ciao a tutti. visto che ha fatto questo bellissimo viaggio dalla costa est alla costa ovest americana, avrà sicuramente potuto toccare con mano la realtà brassicola americana, ma non solo, anche quella degli homebrewer. Se non ricordo male, insomma, hai avuto parecchi contatti con gli homebrewer anche nel tuo viaggio, anche con loro, insomma, quindi parecchi spunti di riflessione verranno anche da te. Dovrebbe anche raggiungerci un amico dall'altra parte dell'oceano, perché altrimenti ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli. E se arriva, ben volentieri, perché benché sia di origine italiana, comunque vive da tantissimi anni negli Stati Uniti, homebrewer da altrettanto tempo, e quindi potrà darci la sua visione delle cose dall'altra sponda, diciamo così. Ci sono tanti argomenti, io ho cercato di buttarne giù un po', se non che poi oggi, quest'oggi, un nostro amico su Facebook mi ha dato una bella imbeccata facendomi notare che è stato pubblicato da parte di Brulosophy un sondaggio che ha interessato quasi 3.000 homebrewer prevalentemente americani. Con il quale hanno cercato di profilare, quindi di dare un profilo, un'immagine
a questi homebrewer americani, quindi di capire quali sono le loro abitudini, come spendono, come acquistano il materiale, tutte quelle informazioni, insomma, che poi tratteremo anche noi questa sera in diretta. Però prima di iniziare a farvi vedere un po' di dati, volevo con James introdurre un po' il discorso, cercare di introdurlo, così io poi mi dedico, James, a condividere la nostra diretta. E la prima domanda che faccio a te, ma poi anche agli altri amici che stanno partecipando, è questa. È indubbio che il movimento degli homebrewers americani è stato quello che ha dato il là a questo movimento inizialmente craft negli Stati Uniti, che poi si è sviluppato a macchia d'olio un po' in tutto il mondo, facendo ripartire, diciamo, quella che noi nel nostro paese definiamo movimento della birra artigianale, ma anche e soprattutto dell'homebrewing. Quanto siamo noi in Italia condizionati, James, da questo inizio americano? Quanto di quello che facciamo è ancora un'imitazione di quello che fanno i nostri colleghi americani oltreoceano? Allora, Microfono? Ok, perfetto. sinceramente, non lo so, non sono molto convinto che noi italiani, seguiamo molto il movimento americano, sinceramente. E questo cioè, ti dico questa cosa perché fondamentalmente io ho seguito anche molti gruppi, americani, molti forum, e mi è stato molto difficile magari trovare anche persone italiane che interagissero magari in questi forum e magari chiedessero informazioni o comunque facessero comunità con gli americani. Infatti è anche per quello che io ho dato il via comunque al mio profilo, perché la mia idea comunque era quella di... Allora, prima di tutto sono partito, ho dato il via a un Brewing Experience con una pagina prettamente in inglese, cioè ho fatto l'inverso di quello che avrebbe fatto una persona normale, ma l'ho fatto anche perché ho detto, io comunque ho base in Italia, fondamentalmente voglio spingere gli italiani a legarci comunque con l'America, perché fondamentalmente è da là che è partito comunque il movimento degli homebrewer. E quindi ho detto, mi faccio comunque, parto dall'America, scrivo una pagina in inglese e poi spero che piano piano comunque gli italiani, che o meno male è la nazione in cui abito, possono comunque iniziare a creare condivisione e quindi a creare un movimento che magari nascesse col tempo, capito? Ti devo dire, ad oggi mi trovo in una situazione in cui, come ti ho fatto vedere dalle statistiche, cioè, mi continuano a seguire un sacco di americani, però di italiani pochi. Devo dire che nell'ultimo tempo, cioè nell'ultimo periodo, un po'... magari col passaparola o quant'altro, mi è aumentata anche l'affluenza italiana, capito? Però, secondo me, noi italiani siamo ancora abbastanza chiusi nel nostro territorio. Cioè, io vedo, frequentando, adesso io frequento pochi forum, magari su Facebook, eccetera, però vedo che c'è grosso dibattito, grossa discussione all'interno dei nostri forum. Però è molto chiuso in Italia, capito? Non vedo un grosso interagire con gli Stati Uniti. Questo è quello che io vedo personalmente. Poi magari mi posso sbagliare, anche perché purtroppo io adesso non li frequento tantissimi i forum italiani, perché comunque avendo questa pagina e comunque dedicandoci veramente tanto tempo sopra, sono abbastanza sempre impegnato a portare avanti queste iniziative o comunque a seguire comunque i miei seguaci. Però, cioè, questo è quello che io ho visto. Poi magari ditemi voi se mi sbaglio, se Cioè, comunque... tu hai visto una voglia di prendere informazioni attraverso la rete del homebrewer italiano anche su siti e forum americani, invece hai visto meno questa interazione, cioè questa voglia di scambiare esperienze fra homebrewers di diverse nazionalità. Quindi il Esattamente. flusso delle informazioni, diciamo, per te, quello dal tuo osservatorio privilegiato,
è quello di praticamente un trasferimento di conoscenze dagli Stati Uniti a noi, ma non viceversa. E nel frattempo dovrebbe averci raggiunto anche Carlo. E vedo l'immagine fissa, quindi non so ancora se, se è perfettamente alla connessione attiva oppure no. Provo ad attivargli il microfono per vedere se riusciamo a sentirlo. Lo vedo un po' frizzato. Sì, anch'io lo vedo frizzato. È il nostro uomo d'oltreoceano, quindi dobbiamo per forza riuscire a collegarci. Comunque, adesso, se non ci riusciamo adesso, ci riusciremo poi. Non so se c'è qualche altro amico qui collegato su Zoom che ha esperienza riguardo, quindi quello che riportava un po' James, cioè una voglia di apprendere le tecniche da un paese che ha iniziato, quindi che ha originato un po' tutto il movimento homebrewing nel mondo, ma non tanto quello di trasferire poi le proprie conoscenze. Forse non so se per una questione di lingua, difficoltà linguistica, perché noi, però insomma, di italiani che parlano inglese ce ne sono sicuramente di più rispetto agli americani che parlano italiano, e questo l'abbiamo verificato anche organizzando questa serata. Adesso dall'invito, esatto. Però sì, quello che tu dici, insomma, è un po'... E forse da questo punto di vista questo tipo di atteggiamento nostro dell'homebrewer social, quindi che gira nei vari siti o nelle varie pagine per informarsi, è un atteggiamento che magari si ripercuote anche in ambito nazionale. Quindi io sono più propenso a prendere informazioni, ma meno a darne ai miei colleghi homebrewers. Diciamo che a volte questo atteggiamento si vede, però non è, sinceramente non l'ho mai trovato così diciamo così accentuato. Andrea scrive su Facebook: la lingua, l'attrezzatura, i materiali, le materie prime diversi possono essere un limite di comunicazione, quindi lui imputa questa mancanza di bilateralità nelle comunicazioni a una difficoltà. Anche se poi in effetti sulle attrezzature, Andrea, sì, noi prendiamo molto da quelle che sono le tendenze negli Stati Uniti. Non so se Matteo vuoi aggiungere qualcosa, visto che tu hai avuto modo di toccare il polso, di tastare il polso direttamente sul posto, se hai un qualche spunto da darci rispetto a questa riflessione che stiamo facendo. Guarda, quel che posso dire per la mia poca esperienza fatta sul campo è che certamente la comunità è molto attiva, ma molto attiva significa che praticamente una famiglia ogni 5, volendo fare una minima statistica, probabilmente ha un homebrewer in casa, e questo favorisce tanto il movimento. Purtroppo, non essendolo io, non so giudicare attrezzature, propensione, insomma, tutto quello che vi riguarda più dal lato tecnico. Però certamente è un movimento estremamente diffuso e quindi questo lo alimenta continuamente, è come avere un fuoco che anziché spegnersi ha continui tizzoni che lo vanno ad alimentare. La cosa più interessante è che effettivamente questa comunità tende a crescere, quindi c'è molta voglia di confronto, tante delle realtà da me visitate sono nate così, quindi persone che hanno iniziato ad approcciarsi con la materia da verificatore casalinghi e poi pian piano la cosa gli è veramente sfuggita di mano. Molte realtà nate nei garage, noi purtroppo non le abbiamo, abbiamo magari la cucina casalinga, ma anche solo l'idea del garage, proprio del birrificio che nasce lì dentro, o della tap room che poi diventa il garage stesso, molto Simpson per intenderci, è veramente americana la cosa. Io ricordo bene l'aneddoto che vi porto di questa esperienza, è un tipo che tra l'altro mi ha ospitato, ve lo anticipavo la volta scorsa parlando del libro, e che avrei voluto presentarvi stasera, però purtroppo lui non conosce l'italiano, quindi non ci sarebbe stato modo di comunicare se non facendo traduzione. Oltre a ospitarmi e darmi la possibilità di incontrare, di avere un catering a casa sua con un birraio locale, abbiamo gatto.
Sì, l'ho messo un attimo in muto, finiamo l'intervento e poi finalmente presentiamo Carlo. Ma è in elicottero, non capisco. Comunque. No, è al mare, a differenza nostra è al mare, in vacanza. Mi sembrava bello attrezzato. E sì, niente, la cosa che più mi ha stupito è che nel bottle sharing che abbiamo fatto, poi ovviamente ciascuno ha portato le sue bombette, però lui ha iniziato a cacciare la qualunque dalla cantina, e la cantina stava sotto casa, quindi una vera cantina, in cui ha, non so se rendo l'idea, però i frighi a pozzetto, quelli in cui vengono stivati normalmente i gelati in estate, quindi enorme. E quella è una cosa molto comune degli home, cioè sono veramente tutti super attrezzati. Per loro la sfida è quella di portare il livello della verificazione casalinga al livello di un pro, se non addirittura di più, perché ovviamente hanno maggiore controllo. E complice anche il fatto che hanno le facoltà economiche un po' tendenzialmente migliori delle nostre, non lesinano sugli investimenti. Non badano a spese, quindi è un po' una rincorsa all'equipaggiamento più moderno, all'ultimo ritrovato della tecnologia. Sì. Ecco perché poi da lì parte un po' tutto, no? Tutte le nuove. Bene, finalmente, aspetta che ti attacco al microfono, se ci riusciamo. Dove sei finito, Carlo? Eccoti qua. Mi senti? Facile. Eccolo qua, perfetto. Ciao Carlo, piacere. Ciao, scusate il ritardo, ma qua sta facendo 100 gradi Fahrenheit da 4 giorni e mi sono preso ferie e ho detto basta. Oggi non sono al mare, sono la piscina della palestra a cui siamo abbonati. Vi do un'idea delle piscine qua. Ok, tutto grande ovviamente. Quindi sei a Filadelfia? Sì, a 10 minuti, come sempre considerata Filadelfia. Ho seguito un pochettino il discorso. L'economia. Carlo, allontana un po' il microfono, altrimenti sentiamo troppo forte. Così? Ok, ecco, perfetto. Che l'economia qua è molto diversa nel senso di poter costruire cose in casa, sia anche lo spazio. Penso che questo influisce molto. Allora, vi dico, tu hai visto cosa abbiamo costruito io e mio figlio nel nostro scantinato, cioè abbiamo preparato proprio un piccolo birrificio dove anche noi abbiamo trovato la vasca per fare lager, cioè la vasca con compressore refrigerated, e l'ho pagato $10 usato. Un frigorifero che stavano regalando, l'abbiamo messo i due taps, le due spine, e usiamo quello per servire la birra in scantinato. Un altro frigorifero che abbiamo, che è dedicato alla birra, proprio un vero, cosa chiamano qua, un kegerator, cioè uno di quei frigoriferi dove compravi la birra a livelli che vendevano ai bar e ai ristoranti e lo mettevi in casa. Molto di questo succede perché abbiamo l'economia dell'usato è non esistente qua, e posso mettere in evidenza i prezzi di cose usate che compravo in Italia, mentre invece le cose usate che qua li regalano, se no li buttano via direttamente e ti fanno l'annuncio, vieni a prenderti questa cosa che sta di fronte a casa, non mi serve più. Allora, rende certe cose molto più economiche a fare e ti apre a un experimentation proprio di preparare. Poi non parliamo degli spazi delle case, che per noi una casa media qua negli Stati Uniti è ancora sui 200 metri quadri. Penso in Italia sia, e quasi tutti hanno, se non sia una zona dove c'è flooding, dove non entra acqua, quasi tutti hanno uno scantinato, un garage. Mentre invece vi do per esempio mia casa che sta fuori Cagliari, la mia casa è un'eccezione che ho ancora un scantinato, che è anche secco, che fa più di 150 metri quadri di casa, cioè la casa è abbastanza grande pure là. Però tutte queste cose influiscono a quanto puoi fare, perché alla fine spendi poco a farlo. Una cosa, do un esempio, adesso sto pensando di costruire un altro boil kettle, cioè mi hanno regalato un barrel di birra, quello in alluminio, da 60 litri. Lo taglio di sopra e gli faccio le modifiche e basta. Cioè, è una cosa un po'
l'economia influisce molto sulle cose, basta dire quello, ti apre all'experimentation di sicuro. In dubbio, è un po', ti riallaccio a quello che ha detto Matteo, quindi sì, le possibilità in più che ci sono, ovviamente, sia in termini di spazi che in termini economici, che ci sono negli Stati Uniti, e quindi ecco perché molte volte tutto parte un po' da lì. Carlo, intanto io ti ringrazio perché sei stato gentilissimo, nonostante la tua giornata di pausa, ci hai tenuto a collegarti con noi, e ti ringraziamo per questo. E intanto che faccio il giro, anzi adesso volevo mandare il sondaggio di Brulosophy, se ce la fai a sistemarti il telefono appoggiando da qualche parte in posizione orizzontale, così non ti vediamo ballare, sarebbe perfetto. E io intanto vado in condivisione, e volevo far vedere a tutti quanti quello che, ringrazio Teo per questo, un nostro amico che ci segue, che mi ha fatto notare che recentemente è uscito questo sondaggio, survey, come dicono oltreoceano, di Brulosophy, che è un sito molto conosciuto anche qui da noi, che normalmente parla di esperimenti paralleli, quindi facendo una cotta con delle piccole variazioni, quindi una divisione poi del batch, per capire un sistema rispetto a un altro che differenze apporta al prodotto finito. In questo caso però hanno voluto fare questo sondaggio per capire un po', per tastare il terreno, per cercare di capire quelle che sono le abitudini degli homebrewers, non solo negli Stati Uniti, perché loro ovviamente non hanno seguaci, chiamiamoli così, solo negli Stati Uniti, ma principalmente lì, poi lo vedremo nei dati. E i primi due dati fondamentali è quello degli uomini e le donne che hanno partecipato a questa survey, che sono stati in totale, scusate, ti tolgo un attimino Carlo il microfono, se no ci entri, ok, e poi te lo reinserisco quando devi parlare. E 2770 risposte a questo sondaggio, dei quali un 90% di uomini e un 1% abbondante di donne, anche se poi in effetti vedremo che questa percentuale varia leggermente. Questa è solo la percentuale di coloro che hanno risposto al sondaggio, non la percentuale degli uomini e donne homebrewers. Insomma, sarebbe un po' triste sapere che ci sono praticamente solo uomini che brassano in casa. L'età media, diciamo che nella fascia maggiore, 42%, si aggira intorno ai 30-39 anni, quindi poi si scende, più giovani sono una piccola percentuale, del 12%, poi si scende di percentuali man mano che si sale con l'età, quindi più si va avanti con l'età e meno sono le persone che continuano a fare birra in casa. E, ok, etnia ci interessa relativamente, invece la professione qui entra in gioco anche la fascia di reddito, che poi consente ad alcuni di portare avanti questo hobby. In questo caso, come vedete, a parte quegli others che sono un 33%, una buona fetta, un buon quarto quasi è composto da persone che sono nel mondo dell'engineering, che in generale è un po' ampio come campo, come pure altri che poi si dividono la torta nella parte dell'istruzione, scienze oppure delle vendite. Quelli che lavorano effettivamente nel mondo della birrificazione e che fanno gli homebrewer a casa sono una piccola fetta, sono solo il 3%. Qui da noi la cosa è un po' diversa, perché quasi tutti quelli che lavorano nelle rivendite e nei grandi store anche online, quasi tutti fanno anche birra in casa. Ecco qui il dato importante che ci fa capire che questo sondaggio è stato principalmente raccolto da persone che vivono negli Stati Uniti, quindi un 64% di queste risposte che noi troveremo in questo sondaggio sono di persone che vengono dagli Stati Uniti, un po' un 15% dall'Europa in generale, poi Australia, Canada, eccetera. E il tipo di casa, per la maggior parte dei casi, come diceva anche Carlo, casa grande, quindi aiuta ad avere spazi per verificare, casa di proprietà, nel 74% dei casi.
Faccio un piccolo salto invece qui in questo caso, in questa diapositiva, sui dettagli dei visitatori del profilo Instagram di Onboarding Experience di James. E James, se vuoi intervenire qui perché magari vuoi interpretare qualche dato in maniera diversa, intervieni pure. E come vedete, James ha 42.000 followers su Instagram, quindi queste percentuali sono sul totale dei suoi followers, e vedete che la percentuale di homebrewers uomini rispetto alle donne è diverso dalla percentuale precedente, quindi un 83% di uomini e un 17% di donne. Questo è già più confortante. A livello di provenienza, diciamo che dagli Stati Uniti proviene la percentuale maggiore, ben maggiore rispetto alle altre. L'Italia è solo all'8%, Brasile al 9%, e poi seguono Regno Unito e altri. Però i suoi followers, la maggior parte dei followers, un terzo dei suoi followers, sono praticamente dagli Stati Uniti. E la fascia d'età, come vedete, rispecchia un po' quella che è la fascia d'età che è uscita fuori dal sondaggio di Brulosophy. Quindi dai 25 a 34 c'è il picco, per poi una lenta discesa man mano che si sale con l'età. Probabilmente salendo con l'età si perde un po' di pazienza e quindi si smette di birrificare. Non so se James volevi aggiungere qualcosa a proposito di questi dati, ma mi sembrano abbastanza indicativi, se non altro per capire che i dati che vedremo sul survey di Brulosophy sono alquanto pertinenti, diciamo, per capire, per studiare le abitudini degli homebrewers americani. Andiamo avanti. Qua il numero dei figli, questo è indicativo proprio perché più figli si hanno e meno tempo si ha per verificare. In effetti, come vedete, un bel 38% non ha figli. Qui stiamo parlando solo di quest'anno, dell'anno in corso, del sondaggio di quest'anno. Poi un figlio 18%, c'è una leggera risalita al secondo figlio, si torna al 30%, e poi dai tre figli in poi invece chi fa birra in casa è veramente, si conta sulle dita di una mano. Anche qua invece sulla torta di destra è un'indicazione invece piuttosto emblematica. Si dice sempre, no, quando si inizia a fare birra in casa, o divorzio oppure non riesco a continuare, continui litigi per gli spazi in casa. Invece, se guardate bene, gli sposati, almeno negli Stati Uniti, sono la stragrande maggioranza, quindi l'85% degli homebrewers è felicemente sposato, e le separazioni e i divorzi sono veramente una piccolissima parte, quindi cause di divorzio per la birrificazione non ce ne sono. Poi c'è un 12% di single che fa birra, continua a fare birra e vive in pace con se stesso, non deve confrontarsi con nessuno. Ok, andiamo un po' più nel dettaglio per cercare di capire proprio quali sono le abitudini e il profilo degli homebrewers americani. Quanti anni di esperienza? E la fascia maggiore, quindi la percentuale maggiore, è del 30%, dai 4 a 6 anni. Poi c'è uno zoccolo duro che resiste 7-10 anni, per poi avere una piccola risalita più di 10 anni, 20-22%. E quindi del diciamo numero dei 2.700, quasi 2.800 homebrewers che hanno risposto a questo sondaggio, diciamo che l'esperienza è abbastanza elevata, la maggior parte vanno dai 4 anni in su di esperienza. Sulla torta di sinistra si parla del tipo di istruzione, del modo con cui ci si è formati, quindi il 27% ha utilizzato dei libri per studiare, per cercare di capire le tecniche di homebrewing, il 55% su risorse online, e questo è importantissimo ed è interessantissimo, perché penso che sia una percentuale che rifletta un po' anche quelle che sono le abitudini degli homebrewers italiani, cioè più della metà degli homebrewers studiano, si informano e si aggiornano attraverso le risorse online. Poi c'è, come dicevamo, un terzo circa che legge libri, ma qui penso ci sia poi una sovrapposizione fra chi legge libri e continua anche
a seguire risorse online, poi un 10% che invece si fa aiutare dagli amici, per, si informa tramite amici, magari organizzando delle cotte in comune, e poi piano piano andando avanti, podcast 6% e i club, i vari club locali, i club di homebrewers che insegnano ai nuovi. Sulla parte di destra invece quante cotte mensili vengono svolte da chi ha risposto al sondaggio. Il 52% diciamo è sulla cotta mensile, poi il 45% riesce a salire dalle 2 alle 4 cotte, e proprio la minoranza assoluta oltre le 4 cotte, perché diventa veramente impegnativo. Ma c'è un ben 1% che riesce a fare dalle 7 alle 10 cotte. Probabilmente i batch sono piccoli, quindi di piccole quantità, non saranno litraggi importanti. E, ok, dove si informano online gli homebrewers? Questo quasi metà della torta, che corrisponde al 46%, si informa sui gruppi di Facebook, e questa è un'altra delle dei rilievi, insomma, importanti che possiamo fare rispetto a questo sondaggio, perché se solo ci pensate, Facebook non è tantissimo che pullula di gruppi riservati ad homebrewers. Prima, chi ha iniziato da più tempo, da qualche anno, sa benissimo che una volta Facebook neanche c'era, e quindi esistevano più i forum che erano più frequentati, ma diciamo che la relazione fra i vari homebrewers era un po' più, diciamo, era meno istantanea. Adesso Facebook, da questo punto di vista, è molto più veloce e dà risposte molto più... Ne abbiamo parlato di questo, insomma, delle nostre abitudini, anche di voler subito, di avere una risposta veloce, subito, immediata. Poi un 21% su Homebrew Talk, si prosegue con Reddit, poi Instagram, gruppi locali, su YouTube anche, e piano piano scendere, anche Brulosophy, vedete, anche loro sono stati menzionati fra le fonti di informazione per gli homebrewers. Poi in fondo anche Twitter, ma veramente una piccola minoranza, e Brewers Friend, che mi sorprende un pochino in effetti, perché almeno noi in Italia a seguire Brewers Friend siamo tanti, almeno quelli, i tanti che conosco io seguono quasi tutti i vari calcolatori di Brewers Friend, che sono veramente molto utili anche per fare ricette. Ecco, qui andiamo sulle quantità che normalmente, quindi l'impianto che normalmente hanno gli homebrewers americani. Ho messo una traduzione in litri sotto, una conversione in litri sotto, per facilitare la lettura. Diciamo che il 74%, cioè la maggior parte degli homebrewers, utilizza il classico impianto, quello che noi chiamiamo da 23 litri, e lì è il 5 galloni, ma in realtà sarebbe sui nostri 23 litri, diciamo i batch da 23 litri. Solo un 10% supera quella soglia, e quindi va sui 38, quindi 10 galloni, e veramente pochi a batch ancora più, a litraggi ancora più alti. Quanti batch per day? Anche qui la stragrande maggioranza fa una cotta al giorno, solamente alcuni... scusate che metto escludo qualche microfono, solamente alcuni magari fanno una cotta che poi dividono in due fermentatori per fare varie prove, quello che facciamo, che cerchiamo di fare un po' tutti. Ancora meno sono quelli che fanno due cotte in un giorno solo in due fermentatori diversi, e poi altre percentuali sono praticamente non significative. Qual è lo stile che brassano di più soprattutto negli Stati Uniti, ma penso anche da noi, APA, IPA, Double IPA, fanno la parte del leone. Più della metà delle ricette includono questi stili, riguardano questi stili. Poi delle pale lager con un 9%, e a scendere stili belgi, porter, amber, brown ale, mild, bitter, eccetera, eccetera, fino ad arrivare a percentuali veramente minime, soprattutto per quanto riguarda le wild o le sour,
e le German Wheat, quindi le birre di frumento tedesche, che sono veramente la stragrande minoranza. Qui invece vediamo una tendenza sui tre anni. Questo cosa ci fa, è un po' spiegato anche sotto. Come ben vedete, i metodi per fare la birra, a parte il BIAB che è il più usato negli Stati Uniti e c'era da aspettarselo, però più o meno tutti quanti sono in leggera deflessione, soprattutto il batch sparge, ma più o meno mantengono, diciamo così, il numero di homebrewers che utilizzano questa tecnica. Invece c'è una salita, diciamo, piuttosto decisa di quelli che hanno iniziato e sono sempre di più, e iniziano a utilizzare i famosissimi AIO, gli All in One. Questo perché dal 2018, qualche anno precedente, dove sono comparsi per le prime volte, adesso stanno sempre più prendendo piede. E quindi ecco perché tutti gli altri sistemi, invece, tutti gli altri metodi, diciamo, mantengono i loro numeri, i loro appassionati homebrewers. E ecco, questa è una cosa che sinceramente a me ha sorpreso particolarmente. Cioè, in che modo viene stoccata la birra una volta finita di fermentare. Io mi sarei aspettato, diciamo, una percentuale più o meno equilibrata fra imbottigliamento e infustamento. Invece, come ben vedete, i keg la fanno da padrone, soprattutto in America. Quindi il 72% in fusta e solo il 23% mette in bottiglia e rifermenta. E normalmente in keg si parla di carbonazione forzata. Quindi questo è anche un altro... Sarebbe interessante anche vedere i dati degli anni precedenti. Credo che anche qui questo sistema abbia preso piede, soprattutto in questi ultimi periodi, come d'altronde anche da noi. Ecco, questo è un argomento invece che abbiamo trattato più di una volta qui su Homebrewing Pills. Il professor Feiner ce ne ha anche parlato dettagliatamente. Cosa fanno gli americani con l'acqua? La maggior parte la usa così com'è, la fascia verde che vedete sulla sinistra, 42% acqua del proprio rubinetto non filtrata, senza nessun trattamento. Il 21% la filtra e poi, andando avanti, c'è chi ha i filtri a osmosi inversa, gli RO, oppure acquista acqua, diciamo, trattata con osmosi inversa presso gli store locali, e andando avanti, insomma, percentuali sempre minime. Invece, trattamento dell'acqua, cioè come la trattano, quali sali e che metodo usano per correggere l'acqua, il 27% la utilizza così com'è, quindi del 42% che la prende dal rubinetto senza filtrarla, il 27% la utilizza così com'è, il 20% utilizza Brunswater, che è un calcolatore per l'aggiunta dei sali minerali, come tutti gli altri, poi a scendere B-Smith, Brewer's Friend, Standard Mount, Brewfather e Z-Water Calculator, che noi, almeno io personalmente, uso e trovo molto valido, ma insomma poi ce ne sono diversi altri. Ma la fa da padrone sicuramente Brunswater, rispetto a chi proprio l'acqua non la tocca. Vedete che ancora il 27% è una bella percentuale di persone che non interviene sull'acqua di birrificazione, almeno negli Stati Uniti, prettamente negli Stati Uniti. Siamo quasi arrivati alla fine, poi ne discuteremo di tutti questi dati. Dove acquistano il loro materiale? Ora qui non si vedeva bene la diapositiva, parlano di local e online. Diciamo che la percentuale maggiore è nei negozi di homebrewing locali. Qui poi chiederemo anche a Carlo un giudizio su questo, perché almeno da noi non è così frequente trovare dei supplier locali, insomma chi vende materia prima. Sì, possiamo trovare magari kit più frequentemente, ma insomma materia prima per chi fa all grain non sono tantissimi, quindi presumo che in Italia le percentuali siano invertite, quindi noi ci avvaliamo di più, ci serviamo di più negli store online.
mentre la spesa mensile, diciamo che siamo con una con due percentuali abbastanza considerevoli, al di sotto dei $50 fino ai $100 massimo. Poi chi spende più di $100 sono veramente una minoranza mensilmente, stiamo parlando mensilmente. Qui poi c'è il reddito pro capite di chi ha risposto al questionario, come diceva anche prima Matteo, come vedete la percentuale maggiore è su persone ad alto reddito, quindi che hanno possibilità e non hanno problemi economici, insomma, per l'acquisto del materiale. E poi infine ho voluto mettere anche questa, che è abbastanza simpatica, perché lo stereotipo del mastro birraio, o comunque del birraio, dell'homebrewer, è il classico homebrewer con la barba bella lunga, bella folta, e invece qui va un po' a far cadere questo mito, questa torta, dove dice che il 35% si rasano la barba tutti i giorni, il 45% ha la barba, diciamo, di qualche giorno, barbe lunghe, quindi birrai o un brewer con le barbe lunghe sono solo un 10%, baffi il 3%, e il pizzo, penso che sia il pizzo, correggimi Carlo se sbaglio, il 7%. Questa era solamente una cosa così a livello di simpatica, per far capire, insomma, che lo stereotipo del birraio col barbone non è sempre quello che è più frequente. Dovremmo poi, ecco, adesso invece cambiamo argomento, ce l'ho in fondo alla slideshow, quindi ne parliamo subito, poi riaffronteremo gli aspetti che abbiamo analizzato successivamente. E volevo parlare con James di questa sticker trade, che è un'usanza molto simpatica che c'è negli Stati Uniti nella condivisione di sticker, quindi di patch, di adesivi, tra homebrewers in giro per il mondo. E questa è una cosa molto simpatica, che ovviamente è partita dall'America, perché loro hanno tradizione anche in altri ambiti di questo sticker o patches, nel caso di ricami per indumenti. Come, insomma, lo stereotipo del motociclista, insomma, americano con l'Harley Davidson, con il giubbotto pieno di patches, lo conoscete tutti. Ci parli un pochino, James, di questa iniziativa e dei tuoi sticker che hai collezionato. Sì, certo. Allora, niente, lo sticker trade è una cosa molto simpatica, che, come dicevi tu, praticamente è stata comunque divulgata dagli americani circa, secondo me sarà un anno e mezzo, che praticamente è partita questa, chiamiamola moda, che consiste nel fatto di, diciamo, condividere il proprio sticker con altri appassionati homebrewer a livello internazionale. Quindi praticamente prende piede, diciamo, tu inizi a condividere magari il tuo sticker, oppure fai delle foto al tuo sticker, automaticamente gli homebrewer ti contattano e dicono: guarda, sarei interessato a fare sticker trade, ci stai? Lui ti invia il suo indirizzo, tu gli invi il tuo, e poi avviene questo scambio per via postale. Come vedete, ne ho collezionati diversi, poi non sono tutti, anche perché alcuni erano doppio, tripli, quindi poi li ho tenuti da una parte, e ne ho altrettanti quasi in un frigo che utilizzo come maturatore. Quindi ma non è tanto la questione di avere lo sticker, secondo me, è la questione proprio di utilizzare praticamente questa condivisione anche per aumentare praticamente l'avvicinamento con queste persone, quindi con le persone con le quali ho condiviso i miei sticker. Tuttora continuo a sentirmi, continuiamo comunque a confrontarci, magari a condividerci le ricette, a parlare comunque di che grist fanno, e il lievito che utilizzano magari per una course, piuttosto che... Quindi, diciamo, si crea una community partendo praticamente da una cosa banale, che è uno sticker. In più, comunque, è bello comunque tenerli collezionati così, averli comunque sempre davanti agli occhi, magari anche perché per ogni sticker magari uno si può ricordare che, non so, con una certa persona magari parlato di una cosa, che quindi magari vado a vedere in Instagram e trovo praticamente il dialogo che avevo fatto con lui, dove avevamo parlato magari dei lieviti, che ne so. È comunque
è comunque avere davanti una sorta di vademecum di tutte le persone con le quali hai avuto comunque comunicazione, capito? E fondamentalmente si parla, è chiaro che diciamo alla lunga diventa anche costoso, perché alla fine mandare uno sticker negli Stati Uniti sei sui 2,40 euro in Italia, però non è che li fai tutti dall'oggi al domani, cioè ne invii magari, vanno generalmente ne invii 3-4 per volta. Io dopo c'erano delle volte che magari per non andare spesso in posta ne approfittavo per ammucchiarne magari un 10-15, però è una cosa secondo me bella per appunto per allargare la propria comunità, capito? Cioè io la vedo a quel fine lì, insomma. In dubbio, simpatico. E poi qui dalla mappa vediamo, insomma, dove hai piazzato tutti i tuoi sticker. Negli Stati Uniti, naturalmente. Quasi tutti negli Stati Uniti, perché però anche in Europa, insomma, questa moda, chiamiamola così, questa bellissima usanza di fare community è iniziata. E, Carlo, tu fai sticker trade? Aspetta che ti attacco il microfono. Ce la facciamo, eccolo qua. Dicevi? Siamo? Sì. No, non ho fatto mai stickers, ho fatto alcuni... Avevamo delle persone nel gruppo che erano dei graphic artists, e molte delle persone, me incluso, abbiamo fatto fare dei disegni per le nostre birre, infatti le usate più che altro su quello che si usa per la spina, il pezzo di legno che c'è sopra, che si chiama, il mio okay. L'ho chiamato Birrificio Palmas, ma io da adesivi, no, altri colleghi comunque sì, le hanno e li scambiano sempre alla conferenza che c'è ogni anno qua negli Stati Uniti. È splendido. E riguardo il sondaggio, confermi i dati che abbiamo letto, cioè ti tornano questi dati, questi... Tu, per esempio, qual è lo stile che birrifichi maggiormente? Anche se so che fai anche sour. Più che altro, a me mi piacciono fare dei lager, particolarmente questo tempo d'anno, dei stout, una volta che è il tempo più fresco, e poi gli IPA, che sono più a livello citrus, che piacciono molto a mia moglie. Allora faccio principalmente quei tre tipi di birra. Ok, comunque i dati che abbiamo letto, insomma, rispecchiano sì. Un po' quelle che sono le usanze. E ecco, la cosa che ti volevo chiedere, che non riusciamo a capire, in ogni città c'è un rivenditore, quindi un reseller di prodotti per homebrewers, quindi è facile trovarli senza acquistare online? Lo sta diventando meno, perché anche loro stanno sentendo molto la pressione di Amazon. Vi do l'esempio mio, che c'è un negozio nostro, sta a West Philadelphia, che c'è poco parcheggio, e poi le autostrade di Philadelphia sono un disastro. Allora uno deve pensare, arrivo là, chiudono alle 7, devo fare un'ora, cioè dentro città Philadelphia, per fare 10 chilometri ci metto un'ora per arrivare a quel negozio. Ordino da Amazon e mi fanno arrivare tutto, mi fanno arrivare il grano a casa, proprio il malto, scusa. E diventa un pochettino più difficile, e anche loro hanno sentito molto questa pressione economica e ne stanno chiudendo parecchi. Comunque è un vero peccato, perché sono fantastici, cioè ci sono dei supplier che sono veramente strarifornitenti. Da noi è inesistente una roba così. Infatti questa è la principale differenza, no? Quindi il reperimento della materia prima. E questa cosa di Amazon però la confermo, avendo passato un periodo negli Stati Uniti e vedendo un po' quello che succede anche qui da noi. Se ci pensate bene, Amazon fino a 3-4 anni fa, praticamente, almeno parlo di Amazon Italia, fino a 3-4 anni fa di materiale per l'homebrewing non ne aveva affatto. Adesso si comincia a trovare un bel po' di roba, anche se ovviamente non c'è tutto. Se vi capita con l'applicazione di passare nella versione Stati Uniti, quindi Amazon.com, vedrete che qualsiasi cosa andate a cercare per l'homebrewing su Amazon.com c'è. Ovviamente non spediscono in Italia, spediscono a dei costi di spedizione proibitivi, però è praticamente un grandissimo store online di prodotti per l'homebrewing, e c'è veramente di tutto. Questo, ecco, sulla base di questo voglio fare anche una domanda, la faccio aperta a tutti quanti chi vuole rispondere.
ben volentieri. E siamo noi in Italia rispetto agli Stati Uniti come Brewers sempre alla rincorsa, cioè siamo sempre in ritardo. E quello che succede in America quest'anno sarà la nuova moda in Italia del prossimo anno, fra due anni? Oppure questa è un'idea falsa delle cose? James, che pensi? Cosa ne pensi tu? Guarda, a livello di equipment sicuro, cioè a livello, non so, di proprio fermentatori, comunque tutto quello che è la parte di equipment, cioè secondo me loro sono avanti come minimo un anno, se non due. Cioè, ad esempio, te lo dimostra il fatto, al di là che uno lo possa condividere o meno, però negli Stati Uniti, come tu vedevi prima, ti confermo il fatto che la gran parte delle birre che loro producono vengono inserite in keg, ma anche perché loro tutti hanno dei kegerator o dei keezer in casa. C'è gente che ha dei keezer con tipo 10 vie, cioè da noi non esistono nemmeno, cioè nemmeno se vai in un locale, in un beer shop o quant'altro. E in più praticamente adesso in tantissimi stanno muovendo sulla parte della lattina, che sta prendendo comunque veramente molto piede. Una lattinatrice negli Stati Uniti, ad esempio, ti faccio un esempio, quella che ho io, October Design, esiste da, a me è arrivata quasi due anni fa, cioè qua ancora è inesistente, arriverà sicuramente prima o poi, però ancora non c'è, si trova quel modello cinese, adesso non mi ricordo, la cannula mi sembra, che già quella lì si riesce comunque a ordinare, a preordinare su AliExpress o comunque quei siti lì, però cioè, per farti un esempio, quello lì è uno dei tanti esempi, ma anche sul discorso SS Brewtech, per dire che adesso in Italia in tantissimi si stanno spostando su SS Brewtech, quei fermentatori tronco conico, isobarico, quant'altro. Cioè da noi c'è la pinta, ma non è tanto, è qualche anno che c'ha comunque questi tipi di prodotti, ma loro là li avevano già da tanti anni. Quindi sotto il punto di vista equipment, ma anche materie prime. Ad esempio, negli Stati Uniti Yakima Valley fa già praticamente il luppolo, lo metti in lattina, riempiti con lo zoto. È una cavolata, capito? Però è un prodotto che, per dire, la trovi, qua non trovi, prima o poi magari troverai. Però là c'è già, per dire, da un anno, è stato presentato penso l'anno scorso in una maniera. Sì. Di luppolo che praticamente ha molta più lupolina, non mi ricordo com'è che si chiama, lo vedevo l'altro giorno, Extreme, una cosa del genere. Che ha ancora più del craio. È ancora più potente del craio e praticamente, a differenza del craio, che ti consigliano di utilizzarlo metà e metà, cioè perché comunque non dà la stessa parte diciamo vegetale che magari dal lupolo tradizionale, il craio invece è un pochino più, no? Più smell, eccetera. Questo qui lo puoi, diciamo, sostituire a tutti gli effetti a un pellet, però c'ha, diciamo, molta più proprietà a livello di lupolina. Ed è un prodotto nuovissimo, l'hanno presentato gli Yakima Valley, credo, una settimana fa. Queste qui sono cose che in Italia, secondo me, verranno fra un anno forse, anche perché gli Yakima Valley, io fino all'anno scorso qualcosa riuscivo a preordinare, adesso hanno detto che non spediscono più in Italia per ragioni di dogane, cose di questo tipo, quindi proprio si sono... Cioè, li ho contattati poco tempo fa, si sono rifiutati di spedire in Italia. Questo è quello okay. Che è un po' dillo, capito? Sul movimento. Ok. Riguardo, faccio un passo indietro perché mi ero dimenticato di leggere qualche messaggio. Riguardo le comunicazioni, Filippo dice che cambiando anche l'unità di misura complica un po' per noi discutere delle ricette con loro, quindi ecco perché magari si interrompe a volte la comunicazione. In effetti siamo sempre lì con sti calcolatori per fare le conversioni tra un sistema e l'altro, però ecco, per esempio, Brewers Friend come altri cominciano a inserire all'interno dei loro calcolatori anche unità di misura decimali, quelle che comunque ci interessano quindi per essere fruibili anche da noi al di qua dell'oceano. E poi una bella battuta di Simone che dice che engineering, a proposito degli impieghi, credo sia molto popolato fra gli homebrewers, perché almeno in Italia dopo 5 anni di ingegneria fa venire una gran voglia di bere, una gran sete. Bella battuta. E poi Davide Arzarello, che saluto, dice che Homebrewer Talk è una risorsa pazzesca.
e gli fa piacere che i forum comunque attraverso Homebrew Talk continuino a resistere alla, diciamo, al sopravvento dei social che hanno un po' spiazzato tutti. E, poi cos'altro? Ecco, sempre Davide dice che un'altra bella cosa che poi qui chiedo conferma a Carlo, che si usa fare negli Stati Uniti è il BOP Brew, cioè vai in uno store, ti affitti l'impianto, ti affitti l'impianto Pro, acquisti le materie prime, ti fai la cotta lì insieme magari in compagnia e poi ti porti la tua birra a casa. Quanti ce ne sono di questi BOP Brew, Carlo, nella tua zona? Non lo so, ma il nostro club, cioè il negozio che frequentiamo noi, hanno il sistema che fa sui 60 litri alla volta. Ovviamente ne puoi fare per molto di meno, un sistema completamente elettrico. Lo danno gratis ai membri del Homebrew Club. Penso che anche ai molti dei clienti lo danno gratis solo per aiutare a aumentare le vendite delle persone facendo il homebrew. Perciò noi ce l'abbiamo, un bel sistema completamente automatico, non automatico, ma tre vasche enormi con riscaldamento, con ricircolazione di acqua, con raffreddamento, tutto. Non... Splendido, questa è una cosa che in Italia, non so se a livello legale sia possibile, mi ricordo che qualcuno aveva fatto un tentativo di impianto professionale da affittare anche a un brewers, quindi appassionati, ma mi sa che poi non andò a buon fine. Non so se c'è qualcuno che ha il ricordo di questo esperimento qui in Italia, ma non è, diciamo che non è usuale, insomma è una cosa che esiste negli Stati Uniti e invece qui da noi non esiste. Altra domanda, riflessione, differenze nei concorsi per un brewers. Carlo, tu hai partecipato a qualche concorso per un brewers lì, no, negli Stati Uniti? Le mie birre sono... Siccome per partecipare a quei concorsi e essere un valid concurrent, cioè proprio una persona valida, devi regolare l'acqua. E l'acqua influisce tantissimo al sapore della birra. È sinceramente un livello di chimica che non ho voglia di fare. Ho degli amici che hanno il sistema RO, e loro regolo, cioè naturalmente loro sono più che altri, lavorano in chimica, loro lo fanno, io non lo faccio mai. Ah, ok, quindi tu dici per avere un buon risultato a livello di concorso c'è bisogno di intervenire anche sull'acqua, quindi di avere, mm-hmm, diciamo una dimestichezza piuttosto spinta, quindi un brewing 2.0. E Miro mi ricorda qual era l'impianto, Canevari Birra, che è ancora operativo adesso, e anche un laboratorio per l'analisi, quindi c'è ancora questo laboratorio, quindi questo luogo per poter fare birra affittando l'impianto. E, o se no, qualcuno propone di fare ricette in impianti professionali in presenza, quindi con la presenza di chi vuole cimentarsi nel fare birra in impianti professionali. E non so se avete altre riflessioni riguardo i concorsi. Qui da noi purtroppo, ma penso anche negli Stati Uniti, quest'anno è andata un po' così, è partito tutto in ritardo, quindi diciamo che i concorsi, anche il nostro campionato italiano ne ha risentito per il numero di tappe, non per il numero di partecipanti, perché nelle prime due nei primi due appuntamenti in Sardegna e a Piozzo in provincia di Cuneo ci sono state più di 100 birre scritte, che insomma per noi è un bel numero, diciamo, nonostante il periodo precedente di lockdown che ha un po' condizionato tutti anche dal punto di vista della produzione, perché non potendosi muovere da casa non tutti erano in grado di continuare a produrre. E degli acquisti ne abbiamo già parlato, nel senso che negli Stati Uniti abbiamo detto con Carlo che anche se adesso Amazon sta prendendo un po' tanto piede, però esistono ancora questi local store dedicati agli homebrewers, e quindi c'è la possibilità di andarsi, non per tutti, ma insomma per la maggior parte, c'è la possibilità di andarsi a rifornire anche all'ultimo momento nel negozio vicino casa, cosa che da noi è un po' più difficile perché non sono così numerosi.
L'influenza dell'America però è indubbio. Noi ce l'abbiamo, l'abbiamo sempre avuta, l'influenza dell'America nell'home brewing, e la continuiamo ad avere. La riprova nel fatto che molte procedure e attrezzature, testimoni ne siamo noi in prima persona questa sera, le manteniamo con l'idioma d'oltreoceano, cioè continuiamo a parlare per termini americani, perché si riferiscono, come ad esempio il dry hopping, non esiste un brewer che traduce la parola, la procedura in italiano o qualsiasi altro tipo di parola che proviene da quel mondo, ci condiziona, ci ha condizionato e continua ad essere espresso con l'idioma inglese, diciamo così. Questo da una parte ci fa capire che abbiamo un condizionamento rispetto alle procedure, ai macchinari, alle attrezzature, ma anche il forte legame che c'è con gli Stati Uniti, come dicevamo precedentemente. Volevo far intervenire di nuovo, aspettate che non lo vedo, eccolo qua, sì, Matteo, visto che sei stato sul campo e hai viaggiato, per cercare di capire se hai avuto anche il polso della considerazione che hanno gli homebrewers o comunque il mondo brassicolo americano nei confronti di quello italiano. C'è sicuramente del fascino. Come io andai lì con l'entusiasmo di poter constatare, tastare con mano le dimensioni enormi dei loro impianti, della loro attività, delle loro semplici strade, loro per converso, perché non è retaggio culturale, vedono nelle piccole dimensioni che abbiamo noi, quindi nella vera artigianalità, per come la intendiamo alle nostre latitudini, il fascino che non possono avere. Quindi quella sorta di ritorno al passato, come da una famiglia che è emigrata a tornare a casa della nonna e trovare le cose fatte come una volta. Quindi non so, è un po' come capita a noi andare in Belgio e vedere ancora quegli impianti vetusti, ma che tirano fuori cose affascinanti. Mi allaccio anche a quello che si diceva prima. Probabilmente dal punto di vista degli impianti è vero, prendiamo tantissimo, però allo stesso tempo sicuramente loro importano anche una piccola parte della nostra tradizione, quindi l'aggiunta di ingredienti peculiari, il dettaglio con le spezie, o non so, nel BGCP ancora non è diventato uno stile ufficiale, però il fatto che abbiano voluto riconoscere finalmente anche solo un semi-stile inizia a far capire che c'è una sorta di interesse. Cavolo, non ci siamo ancora riusciti con le Italian Pills, però è anche questione del fatto che sono molto rigorosi gli standard presenti alle spalle, quindi ecco, dovremmo essere più bravi anche noi a fare fronte comune. Non so, cito il mio esempio della Calabria. In Calabria abbiamo tantissimi prodotti tipici, tradizionali, ma poiché le aziende si ostinano a farlo tutte in maniera diversa o a pretendere di essere le migliori rispetto alle altre, non si riesce ad aggiungere quella sorta di DOC, DOCG o comunque disciplinare che aiuterebbe a livello commerciale. Altrettanto in questo caso ci penalizza dal punto di vista della produzione. Io ritengo che noi dovremmo essere orgogliosi delle nostre dimensioni e farne una forza e un motivo di vanto. È ovvio che poi la moda attira, però ecco, è come nella vita, bisognerebbe essere bravi a scindere le due cose. Loro sono fortissimi su alcune cose e difficilmente noi riusciremo ad arrivarvi, altrettanto noi possiamo essere bravi in altri campi. Indubbiamente. Sei riuscito ad assaggiare per caso una IGA negli Stati Uniti? Sai che no, non credo. Tantissime birre fruttatissime. Però no, poi lo scriveva anche nel libro, hanno questa tendenza a dire, non so, c'è una Weizen che deve avere la banana, io la banana la devo far sentire al punto che sembra quasi aggiunta in maniera artificiale. È una birra dei lamponi, i lamponi si devono sentire tantissimo. C'è questa, credo che sia anche la differenza di come mangiamo. Loro mangiano con gusti un po' più forti, più sostanziosi, noi tendiamo più a bilanciare le cose, però no, non ho ricordo di una IGA. Ok, non so se qualcuno ha esperienza, sa se qualche birrificio negli Stati Uniti
ha iniziato a cimentarsi anche con questo stile, diciamo che possiamo considerare a tutti gli effetti nostro, di casa nostra. E, se volete fare domande, intervenire, dire la vostra su questo legame fra noi e gli Stati Uniti, o alzate la mano ad attivare direttamente il microfono, e vedo che ci sono già un po' di microfoni aperti, quindi se volete intervenire, e Daniele anche, che saluto, che è arrivato in un secondo momento. E diciamo che degli acquisti ne abbiamo parlato, quindi abbiamo visto quali sono più o meno le differenze sulla dimensione dei birrifici, ma qui stiamo parlando di birrifici pro, e lo sappiamo, come anche a livello homebrewing, dove però tutta questa differenza fra i nostri impianti casalinghi e quelli americani, abbiamo visto dal sondaggio, non ci sono. Ma secondo voi, adesso Carlo e tu Matteo l'avete anticipato anche un po' prima, chi è più nerd, cioè chi va più alla ricerca della particolarità, dell'estremismo, dell'unica via, e quindi diciamo chi si medesima più nella parte dell'homebrewer talebano, noi o gli americani? Io non so se Carlo tu puoi fare una comparazione nel comportamento degli homebrewers lì del luogo rispetto a quelli che hai trovato nella tua Sardegna. Ti ricordo ai demographics che hai presentato, secondo me questo sì. non si parla di Stati Uniti in confronto all'Italia, si parla di ingegneria. Okay. Ingegneri siamo fatti in un certo modo e basta. Okay. Penso che ovunque lo trovi non cambia molto. Ah, certo. Quindi secondo te chi è un po' più nerd, diciamo così, un po' più estremista nell'interpretare il proprio hobby, la propria passione, gli americani o gli italiani? Non ho visto differenza. Dico, cioè, per me diventa più meno una cosa culturale che una cosa di preparazione. E ingegneri sono i quintessential nerds, lo siamo noi, sia un ingegnere italiano, indiano, giapponese, siamo fatti in un certo modo. Tu dici che dipende molto dal carattere della persona, fondamentalmente, e non tanto dal paese di provenienza. No. Daniele non è d'accordo. Daniele dice che siamo sicuramente più nerd noi, e siamo un po' più... Magari lo si vede anche... sono iscritto in qualche gruppo sui social di homebrewers americani, e difficilmente ho visto discussioni animate, magari un po' stizzite, risposte stizzite, cosa che invece qua da noi capita quando ci si confronta e magari non si è della stessa opinione riguardo una procedura o un'attrezzatura da utilizzare per seguire un procedimento di birrificazione casalinga. Ma questo poi dipende un po' anche dalla nostra società, no? dal rapporto sociale, dal rapporto interpersonale che si crea. Normalmente anche da noi ci sono discussioni piuttosto pagate, tranquille, piene di contenuti, però ogni tanto capita che qualcuno insomma esca un po' fuori dalle righe, o magari si indispettisca per una risposta non consona, oppure insomma si creano degli attriti. Da questo punto di vista forse noi siamo un po' più litigiosetti rispetto, almeno questa è l'impressione che ho leggendo anche qualche social americano. Poi magari mi potete contraddire sicuramente. E Miro giustamente mi corregge e dice che negli USA hanno iniziato prima di noi a fare le IGA, però non le chiamavano IGA, non lo so perché. Allora mi piacerebbe avere un dettaglio in più da Miro per capire, insomma, non conosco a fondo quindi dall'inizio la storia delle IGA, evidentemente.
Il Tave dice non si riesce a fare una sorta di comunità europea di homebrewers. Non so, James, esiste qualcosa? Pierpaolo, dici? Troppe differenze tra gli stati europei. Pensa alla Germania. Non riusciamo neanche a metterci d'accordo sull'Unione Europea, dice, figurati sugli homebrewer. Però, sai, nelle passioni si va sempre più d'accordo. Adesso parte la guerra, chi ha fatto per prima la IGA, perché Miro, Daniele invece dice che il primo a fare la IGA è stato Cantillon negli anni Ottanta. E adesso qui dovremmo andare a studiare sui libri di storia birraria chi è stato il primo. E poi magari come la chiamava inizialmente, perché probabilmente non si chiamava IGA. Esatto, io Gianluca sì, sinceramente tra la community di persone che mi seguono e con le quali ho avuto modo di confrontarmi, nessuno mai ha prodotto comunque uno stile IGA. L'unico che si è e mi ha contattato sapendo che era italiano per chiedermi informazioni in merito è stato un brasiliano. E tra l'altro il Brasile, adesso lo vedi anche dai dati statistici, ma il Brasile comunque è un paese a livello brewing molto emergente. Cioè iniziano veramente tantissime persone appassionate del non brewing e secondo me sta crescendo molto. È chiaro, non mai come gli Stati Uniti, però se vedi nei miei seguaci alla fine siamo a livello, anzi, ho più seguaci brasiliani piuttosto che italiani, per cui si inizia a muovere una bella situazione. Diciamo mondiale, ma a livello europeo forse, come diceva anche Pierpaolo, è un po' più difficile, abbiamo culture troppo diverse in un territorio non così esteso, no? Da questo punto di vista gli Stati Uniti sono uniti da un'unica lingua, un'unica, diciamo così, cultura o più o meno simile e quindi sono facilitati nell'aggregazione nazionale. A livello europeo la cosa è sicuramente più difficile. Comunque lui anche adesso basta stare in Norvegia. Ah, scusami, Carlo, parla pure. Carlo, ripeti, scusa che vi siete sovrapposti. No, scusa, hanno fatto un annuncio alla piscina che l'orario dei bambini finisce tra 30 minuti. Ok, quindi non possono bere per il momento. No, i bambini se ne devono andare via dalla piscina, è solo adulti da questo punto. Fuori. Ah, ecco, allora potete bere voi, insomma. Miro precisa, in effetti dice la Midas Touch di Dogfish Head del 1999 e concorda su Cantillon e anche Drefontainen che hanno, diciamo, sono stati precursori in questo stile in Belgio. E a proposito degli europei, Davide giustamente dice la lingua che ci frega, qualcuno riesce a interagire con homebrewers tedeschi e cercare di scambiarsi qualche dato. Un'eccezione per lui era dover andare a un grande evento di homebrewers in Germania, ma insomma no, questo scambio fra noi e la Germania, oltre che nel consumo, quindi Oktoberfest e relative, a livello di homebrewing non c'è. E sempre meno dice, intendeva nel confronto USA-Italia, sì. Ci sono precedenti americani come per esempio Lost Bay che ha iniziato con la Gentleman Day prima di Barley, quindi sicuramente hanno iniziato prima loro, come dice, rispetto a noi. Poi come dice Daniele, forse in Belgio avevano provato ancora prima. C'è qualcuno che vuole intervenire? Io sarei curioso di sapere quale potrebbero essere dei gruppi Facebook americani interessanti da seguire. E qui so già chi ti può rispondere. James. Ma io però, come sai, con Facebook sono un po'... Sono prettamente Instagram dipendente. Ma non tanto perché odio Facebook, perché tanto alla fine più o meno siamo lì. Però... Cioè, faccio fatica a seguire due piattaforme, capito? Quindi io, guarda, su Facebook seguo solamente un paio di gruppi, che poi è il gruppo norvegese e il gruppo americano del Brewtools. Avendo un Brewtools, praticamente seguo, okay, diciamo, i due gruppi che parlano appunto delle novità, eccetera, eccetera, anche perché all'interno dei due gruppi partecipa anche la casa madre,
quindi produttrice di Brew Tools, praticamente riesco ad essere sempre abbastanza aggiornato su quello che sono, magari, non so, gli aggiornamenti firmware, queste cose qua. Però tolto proprio quel discorso lì, quella tematica lì del Brew Tools, tutto il resto, diciamo, lo seguo sui canali di okay, Instagram. Però se hai una pagina Instagram e vuoi qualche dritta o comunque qualche contatto giusto, basta che mi contatti, non sono subito. Certo, ho un Brewing Experience, lo ricordiamo. Comunque, poi chiediamo anche a Carlo, che sicuramente sarà iscritto in qualche gruppo. Personalmente io seguo Advanced Home Brewing, Home Brewers e Home Brew Talk, che sono molto popolati. Un Brew Talk sicuro, quello è un must, dai, quindi quello sì. Da sempre è uno dei più, diciamo, stabili. Carlo, tu cosa ti senti di consigliare? Sinceramente seguo solo quello del nostro Homebrew Club. Ah, quindi del club locale. Non del club altri... locale. Ok. E, tipicamente per informazioni, roba così, vado sempre là, o se no vado su YouTube, però a livello social media, no. Cioè, i nostri clubs locali li seguo, vedo cosa stanno facendo, proprio altri siti su Facebook, niente. Non lo frequenti molto. Sì, no. Il sito, il vostro gruppo locale al quale mi sono iscritto anch'io, è molto interessante, simpatico, insomma. Avere, è un po' quello che diceva prima James, insomma, avere un link diretto con persone con le quali poi si può scambiare, confrontarsi sulle varie procedure. Mi ha fatto molto piacere tempo fa, chi mi conosce sa che, insomma, coltivo luppolo da un po' di tempo, come anche Carlo, che mi ha mandato le foto delle sue bellissime piante, e che mi sono autocostruito in casa una macchina e mi sembra dall'Ohio mi ha scritto un homebrewer chiedendomi il progetto della macchina che voleva ricostruirsi in casa anche lui. E ecco che la condivisione, insomma, dà anche delle soddisfazioni, perché si riesce un po' a confrontare le proprie esperienze, le proprie conoscenze con persone che hanno lo stesso nostro hobby e vivono a migliaia di chilometri di distanza. Bene, io direi che abbiamo parlato di molte cose, è stato interessante. Ringrazio gli ospiti gentilissimi, James, che ci ha dato una fotografia di quelli che sono le abitudini social dei suoi utenti Instagram, che sono per la maggior parte negli Stati Uniti. Carlo proprio è lì sul campo, quindi chi meglio di lui conosce le abitudini degli homebrewers americani a Filadelfia, e anche Matteo, che con il suo viaggio insomma ne ha viste. Di Matteo vi invito ancora, chi non lo avesse fatto, andare a visitare la pagina relativa alla sua iniziativa editoriale. Ricordi tu per piacere il titolo, Matteo? Il libro è edito da Book & Book e si chiama Viaggio al centro della birra, che per chi Viaggio non al centro della birra è il resoconto di 42 giorni che ho trascorso negli Stati Uniti, da New York a Los Angeles, visitando 30 birrifici, in cui poi sono subentrate queste esperienze con gli amici homebrewer americani. Homebrewer, esattamente. E è in preordine, quindi cercatelo, lo si trova facilmente sul web, quindi potete contribuire anche voi affinché si raggiunga il numero minimo per poi la stampa e poi per poi consentire a chi voglia acquistarlo di prenderlo in libreria. Quindi grazie a Matteo, grazie a Carlo e grazie a tutti gli amici che sono intervenuti, James. E siamo all'ultima puntata, siamo partiti, faccio un po' un bilancio. Siamo partiti prima del lockdown, prima che iniziasse tutto questo disastro, questa pandemia. Avevamo iniziato quasi per scherzo e siamo diventati un gruppo piuttosto numeroso. E su Facebook ci stiamo avvicinando ai 2000 amici che seguono la pagina. Su YouTube ci stiamo anche lì avvicinando pian piano al migliaio di iscritti. E abbiamo girato diverse dirette, più di 40 in questi mesi, e abbiamo avuto, diciamo, un esplosivo iniziale, poi piano piano ci siamo assestati anche per
l'inizio di molte, diciamo, iniziative simili di dirette online, che ben vengano, insomma, servono sempre per condividere le nostre conoscenze. E, è stato da parte mia personalmente abbastanza impegnativo, però altrettanto divertente, simpatico, e mi ha dato la possibilità di fare tantissime amicizie, di conoscere delle persone, anche se virtualmente, veramente simpatiche, veramente appassionate del nostro hobby. E abbiamo condiviso conoscenze, abbiamo condiviso esperienze, e ora ci prendiamo una pausa e riflettiamo un po', ci lecchiamo un po' le ferite, nel senso ci riposiamo, e poi a settembre vediamo di ripartire con rinnovato entusiasmo, perché è stata un'esperienza che spero non abbia consentito solo me di fare nuove conoscenze, di accrescere le mie esperienze, ma penso sia stata utile a tanti amici che ci hanno seguito. Per questo ringrazio tutti chi ha partecipato in questi mesi direttamente su Zoom, a chi ci ha seguito su Facebook e a chi segue le nostre pagine, ci segue in differita, e continuiamo a sentirci anche in questi mesi di sosta, magari con qualche post e qualche video piuttosto breve di saluti, e ci rivedremo di nuovo a settembre. Io ringrazio tutti voi e spero di vedervi dal vivo per scambiarci qualche buon bicchiere di birra, di bercelo assieme, e a settembre per tutti. Ciao ciao! Ciao!